pace sia con voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Oh,
abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo, mentre eravamo con lui sul Santo Monte, e così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunte il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Parola di Dio. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro solo. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Sopra e uscì una voce dalla nube: questo è il figlio mio prediletto, ascoltate. E su ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Per colpa di mostri di animali immondi
si era ribellato a Dio, si era allontanato da Dio. Questo quasi figlio dell'uomo quindi è il segno simbolico della riappacificazione dell'umanità, del creato, perché questo creato che si era allontanato da Dio adesso possa ritornare a Dio, ritornare nell'armonia, continuare nella linea stabilita voluta da Dio. Questo però, come dicevo, non impedisce, anzi esige l'interpretazione messianica di questo quasi figlio dell'uomo per dirci che se questa armonia del creato avviene con la figura, con la presenza di questo quasi figlio dell'uomo, questa armonia non si limita soltanto all'armonia creaturale, esterna, fisica, astronomica, ma è un'armonia che è ancora più grande, più potente, più profonda, perché è un'armonia spirituale, perché comporta un rinnovamento dell'umanità, rinnovamento portato da questo quasi figlio dell'uomo. Quante volte nel Vangelo Gesù si proclama il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo non ha dove riporre il capo. Tante volte si identifica con questo figlio dell'uomo venuto a liberare dal peccato l'umanità, a riportare attraverso il rinnovamento della vita una nuova creazione, un nuovo modo di rispondere all'opera creatrice di Dio, perché questa umanità e l'intera creazione possa dirigersi secondo i piani. E con questa premessa che noi dobbiamo leggere il Vangelo della trasfigurazione di Gesù. Anche qui si parla del figlio dell'uomo, si parla di questa, di queste veste candide, di questo volto splendente, come nella visione di Daniele il vegliardo aveva delle veste splendide, un volto risplendente. Anche qui Gesù si presenta quindi come quel mediato, quindi simile a Dio più che a Dio. Lui che venendo sulla terra aveva in un certo senso annientato se stesso, e non in un certo senso nella realtà, facendosi uomo. Lui Dio aveva assunto la natura umana, nascondendo la sua natura divina. E quindi gli uomini, incontrando Gesù, incontravano un uomo. Era la fede che li portava poi a riconoscere in lui Dio. Adesso Gesù ha voluto mostrarsi come Dio. Ha voluto mostrare non soltanto la sua natura umana, ma la sua natura divina. Perché? Perché questa trasfigurazione? La risposta la possiamo avere se teniamo presente